Buongiorno al professor Bruno Cecchin, grazie di essere qua con noi, professore. Grazie a lei, buongiorno, dottor Pizzuto. Buongiorno, professore, in cosa e dove? Ah, io sono professore di filosofia, di antropologia filosofica e di bioetica in più università italiane. Sono professore a contratto in più università del nord-est e quindi ho contratti con varie università. Ecco, questa è un po' la mia professione. Poi faccio anche attività di libera professione e faccio corsi per chi mi commissiona corsi di formazione, insomma. Chi segue i media generalisti, professore, in questi giorni ha avuto modo di conoscere la sua vicenda e di entrare a contatto con un tema che ha un risvolto giuridico particolare. Prima di tutto le chiedo, se possibile, di riraccontarci quello che le è successo e come ha deciso di affrontarlo giuridicamente in questi giorni. Assolutamente sì, grazie. Allora, dopo la maturità io avevo questa idea che potessi avere anche una vocazione così nella vita ecclesiastica, e quindi ho deciso di intraprendere un anno di formazione teologica all'interno della comunità vocazionale del seminario di Treviso per capire se veramente ero fatto per questa strada oppure no. Ecco che nel 1990, dopo essermi quindi diplomato, a settembre entro in seminario a Treviso. Che cosa succede? Ecco, lì pensavo di capire effettivamente capire anche che cosa volessi fare un po' da grande. Invece è successo una cosa disastrosa, nel senso che ho conosciuto due educatori che nel corso della mia permanenza dell'anno della prima comunità teologica, del primo anno della comunità teologica, hanno purtroppo abusato di me sessualmente con ripetuti episodi. Gli episodi che io ho nel diario descritti sono 11. Questo è quanto mi è successo, purtroppo. Lei in questi giorni ha deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria con un esposto, nonostante sappia benissimo, sia consapevole, che i reati sono caduti in prescrizione. Perché? Esattamente. Allora, io intanto, ecco, premetto che appunto ci sono voluti 30 anni affinché io tirassi fuori questo problema, questa disastrosa vicenda, questa dolorosa vicenda. Ecco, è stato grazie, e questo lo posso dire senza problemi, grazie a mio compagno con il quale condivido la mia vita privata, e che è medico e che con degli aiuti suoi particolari, con delle conoscenze, ha fatto sì che io facessi emergere questa dolorosa vicenda. Ecco perché dopo 30 anni, perché prima mi sono trovato solo, non avevo mai confidato a nessuno quello che mi era successo, poi invece con il mio compagno sono riuscito ad esprimere tutto quello che mi tenevo dentro, e quindi insieme abbiamo fatto questa scelta di denunciare tutto, pur sapendo, come giustamente ha detto lei, che i reati dopo 30 anni sono andati tutti in prescrizione. Ma questo non sono andati in prescrizione invece le minacce di morte che io ho ricevuto e che continuo a ricevere. L'ultima è di 40 giorni fa, ecco, risale a lunedì 13 gennaio 2020. Quindi queste minacce di morte non sono andate in prescrizione, e quindi l'esposto è sia sui reati appunto di violenza sessuale, che comunque il mio legale ha voluto mettere perché il giudice venga a conoscenza di quanto successo, e per minacce anonime aggravate. Ecco, questi sono i due reati per i quali appunto il mio legale ha deciso di procedere, e quindi l'esposto che è stato presentato ieri mattina in Procura della Repubblica di Padova. Lei sarà sicuramente consapevole e informato del dibattito che ormai da diversi mesi
sta infuocando il tema giustizia, che è proprio sulla prescrizione, sulla ormai famosa per alcuni, famigerata per altri, riforma a firma Alfonso Bonafede, che vorrebbe sospenderla dopo il giudizio di primo grado, e su una serie di detrattori, fra i primi l'Unione e Camere Penali, ma ci sono anche le altre forze politiche come Forza Italia, come Italia Viva, dei renziani che si oppongono a questa riforma perché non andrebbe a cogliere lo scopo per cui è stata ideata, ovvero porre fine al problema della lunghezza dei processi. Senza entrare nel merito del dibattito politico, io le voglio fare questa domanda. Per reati come quello di cui lei è stato vittima, che richiedono un'elaborazione lunga, che richiedono una lunga metabolizzazione, perché chi ne è stato vittima riesca a guardarsi indietro con lucidità, immagino, forse, ed è per questo immagino che lei stia anche rendendo pubblica la sua vicenda, sarebbe il caso di proporre una prescrizione ad hoc che tenga conto della peculiarità del reato. Io le faccio questa domanda e le chiedo se è questa la considerazione che nasce dalla sua voglia di raccontare. Sono completamente d'accordo con lei, condivido appieno la sua riflessione ed è la riflessione che ho fatto anche proprio ieri mattina con il mio legale mentre si depositava l'atto di l'esposto in procura. Effettivamente c'è questo problema che di giustizia, che appunto ognuno ha i propri tempi come li ho avuti io, c'è chi non lo fa mai nella propria vita, c'è chi lo fa dopo, chi lo fa subito, chi lo fa dopo 30 anni come è successo a me. C'è un problema appunto che questi, come dice lei, questi reati sono andati in prescrizione e non dovrebbe essere così. Io sono invece perché appunto questi reati anche dopo 30 anni vengano presi in considerazione. Le faccio anche un'altra domanda dal punto di vista più personale. Lei immagino si senta anche di consigliare chi ha subito le stesse cose, gli stessi abusi che ha subito lei, si sente di consigliare di buttar fuori, di raccontare quello che è successo e di superare un isolamento che immagino abbia provocato anche molta sofferenza. Azzardo questa considerazione. Sì, io ho dichiarato più volte alla stampa e anche alle trasmissioni televisive a cui ho partecipato, e ho fatto questo appello appunto a chi ha subito le mie stesse vicissitudini, di denunciare subito, di non perdere tempo. Ecco, anche se io non sono credente, però ecco, io sono d'accordo con il Papa, ecco, su questo, che esorta a denunciare immediatamente gli eventuali abusi sessuali. Io ho attacchi o episodi di pedofilia che molti, ecco, soprattutto giovani, giovanissimi, ricevono anche all'interno appunto di seminari, eccetera. Ecco, io mi sento di dire di denunciare immediatamente, affinché appunto ci sia anche una giustizia proprio, ecco, terrena, ecco, anche se ho dichiarato che Dio non archivia, ecco, pur non essendo credente, ma ritengo che, ecco, anche le riflessioni che sta facendo la Santa Sede in merito a questo mi trovano assolutamente d'accordo. Ecco, quindi effettivamente io farei un appello a tutti coloro che hanno avuto questi problemi di dirlo, di buttare fuori, anche perché, ecco, pur essendo consapevole che poi i tempi di ciascuno sono i tempi, ecco, che io, sul quale non si può entrare, perché sono, ecco, vicende che sono effettivamente difficilissime. Io
è grazie ad un'altra persona che sono riuscito, quindi da solo non ce l'avrei mai fatta. Quindi ecco, invito anche ad affrontare, ci sono dei psicologi molto specializzati su questo, proprio sul tema degli abusi sessuali, ecco, sulla pedofilia, quindi ecco, di affrontare e di trovare proprio sostegno. Stanno nascendo anche delle associazioni a questo riguardo. Parlavo proprio in trasmissione l'altro giorno a Rai 1 con una psicologa, che stanno nascendo proprio anche proprio associazioni, nasceranno nei prossimi anni, nei prossimi mesi, per affrontare, per dare spazio, per dare modo a chi ha subito violenze sessuali come me di poter esternare, di poter denunciare, con un sostegno psicologico importante. Un grazie sincero al professor Gianbruno Cecchin, e le chiediamo anche di tenerci aggiornati e di tenerci in contatto per seguire gli sviluppi non solo giuridici della sua vicenda. Io ringrazio voi, sono io che devo ringraziare voi per l'opportunità che mi avete dato ancora una volta di poter raccontare e di lanciare questo appello, che trovo assolutamente utile. E quindi assolutamente sì, vi terrò aggiornato su tutto quello che succederà sulla mia vicenda, e avrò piacere ancora, se desiderate, di poter parlare con voi. Grazie. Grazie, grazie professore. Grazie a lei.